seconda giornata della nostra conferenza organizzativa, che parte con un'iniziativa che ha un valore importante per tutti quanti noi. Partiamo con il premio Pier Carniti, partiamo con questo premio per il quale inviterei a venire qui sul palco il figlio di Pier Junior e Piero Ragazzini, non li vedo, venite qui su per parlarci di questo premio e per l'assegnazione di questo premio. Già da questa è la seconda edizione del premio Carniti che abbiamo costruito con Astrolabio Sociale. Astrolabio Sociale è un'associazione costituita dai figli di Pier Carniti e dalla CISL. Ovviamente noi ci siamo impegnati come associazione a cercare di far crescere all'interno della CISL la possibilità di favorire la conoscenza della nostra organizzazione soprattutto tra i giovani, cercando appunto attraverso questo premio di creare interesse tra i giovani sui temi del lavoro, del sociale, delle relazioni industriali. Credo che in tempi difficili come questi, ma anche con le tante opportunità che abbiamo, se siamo ancora in campo come CISL e siamo protagonisti, lo dobbiamo anche a persone come Pier Carniti. Io mi fermerei qui e darei la parola al figlio di Pier Carniti, Pier Carniti Junior. Grazie. Carissimi amici ed amiche, siamo qui stamattina per scoprire i vincitori del premio Pier Carniti 2019. Ma prima di conoscere chi sono coloro che si sono resi meritevoli di tale riconoscimento, analizziamo le priorità della nostra associazione che anno dopo anno sta puntando a ricostruire un rapporto sempre più intenso con i giovani studiosi, soprattutto di questioni che attengono al lavoro e alla sua evoluzione. Tutto questo tenendo presente la rilevanza sociale e politica, il valore stesso del lavoro per la dignità personale e i suoi capisaldi nell'azione sindacale. La nostra associazione, che annovera al proprio interno la presenza della CISL, della famiglia Carniti e l'amichevole contributo di persone care nella vita di Pier, tra cui il presidente stesso dell'associazione Mario Colombo, vuole essere un permanente raccordo tra chi opera quotidianamente nel mondo del lavoro e chi, nei centri della ricerca e del sapere, osserva il presente e lo proietta nel futuro attraverso la formazione dei giovani. Accanto all'istituzione del premio, l'associazione si sta adoperando per diventare archivio il più completo possibile di tutto ciò che riguarda la figura di Pier Carniti. Alla documentazione sostanzialmente cartacea che la sua famiglia ha donato all'associazione, stiamo infatti aggiungendo materiali fotografici, cinematografici, audiovisivi ed editoriali che stiamo cercando ovunque possibile, ed è per questo che chiediamo la collaborazione delle strutture sindacali, anche locali della CISL e delle altre organizzazioni sindacali, sociali e politiche che hanno avuto rapporti con Pier e ne conservano memoria. Infine, è prevista un'attività editoriale con la pubblicazione di un volume che mette a disposizione di chi si occupa e preoccupa delle questioni legate al lavoro di materiali inediti ed utili per accrescere la cultura relativa a questa tematica. La pubblicazione di questo annuario, che avete trovato in questi giorni a partire da ieri nelle vostre postazioni, è stata decisa dai promotori della nostra associazione sull'onda dei primi 2 anni di vita della stessa e all'indomani del primo anniversario della scomparsa di Pier Carniti, avvenuta il 5 giugno 2018. Senza dubbio è un annuario ricco, estremamente ricco, con una serie di contributi che sono stati selezionati dall'abile regia di Raffaele Morese. Nello specifico, questa prima edizione, che abbiamo intitolato La persona e il lavoro, evoca il titolo dell'ultimo congresso della CISL e lo abbiamo scelto per il suo valore strategico e concreto,
ma anche perché sono il binomio che ha sempre caratterizzato l'agire di Pier Carniti. I contenuti dei contributi pubblicati si collocano entro questi confini ideali. Tra i preziosi contributi che potete trovare nel nostro volume, voglio in questo momento ricordare solo alcuni e più precisamente le riflessioni di Anna Maria Furlan sulla destinazione che deve avere tanto l'associazione quanto l'annuario. Assai interessante risulta essere il testo che Pier lesse al congresso della CISL del 1969, così come lo abbiamo trovato tra le sue carte. I segni del tempo sono evidenti, di fatto ci distanziano ben 50 anni da quell'evento, che resta il più conflittuale della CISL. Pier era un giovanissimo ex segretario della FIM di Milano quando divenne ben presto a 32 anni segretario confederale della CISL e come tale partecipò al congresso. Il suo carisma era già diffuso nell'organizzazione e guidò con Macario la minoranza raggiungendo il 49,7%. La decisione di pubblicarlo è stata dettata soprattutto per la qualità dei contenuti che al netto del contesto decisamente datato mantengono ancora intatto tutto il loro fascino e costituiscono di fatto un pezzo di storia. Ovviamente, come avevamo promesso, sono stati pubblicati i lavori dei due giovani vincitori del premio Carniti 2018. A Francesca Martinelli e Stefano Mazza, il comitato scientifico aveva riconosciuto un valore più coerente ai criteri definiti dal bando rispetto ai molti contributi pervenuti, tutti meritevoli di riconoscimento di serietà. Hanno così ottenuto un contributo di 5.000 euro e la pubblicazione dei loro testi nell'annuario che voi avete avuto quest'oggi. In particolare vorrei anche sottolineare un aspetto che ci fa molto piacere, ovvero quello del rapporto non estemporaneo che si è posto in essere tra i vincitori del premio Pier Carniti 2018 e la CISL stessa. Infatti, Francesca Martinelli, coerentemente con i temi del suo elaborato che l'hanno portata a vincere il premio, è diventata direttrice della Fondazione Centri Studi DOC, la fondazione che svolge attività di ricerca, documentazione, formazione e condivisione per sostenere la dignità del lavoro, in particolare nel settore di difficile tutela che si pone al confine tra il lavoro dipendente e quello autonomo. Siamo assai felici che Francesca abbia continuato a collaborare con la CISL, in particolare con quella di Verona, per la progettazione condivisa di realtà cooperative innovative. Nel 2019 inoltre è stata chiamata ad intervenire come relatrice a due seminari nel quadro della settimana del lavoro agile che è stata organizzata dalla Regione Veneto, in particolare per la CISL di Rovigo e per la CISL di Verona. Inoltre Francesca a settembre inizierà a collaborare con il Centro Studi di Firenze, in particolare con il corso di formazione per contrattualisti. L'altro vincitore 2018 è risultato essere Stefano Mazza, che non si è accontentato del premio Pier Carniti 2018, ma all'inizio del 2019 ha ricevuto un premio letterario per un racconto intitolato Segreti Senili. Stefano ha preso contatto con il responsabile di CISL di Urbino, Leonardo Piccino, e ha avuto il piacere di incontrare il segretario della CISL Marche, Sauro Rossi. Insieme a loro è stato possibile costruire un tavolo negoziale tra gli studenti e l'Università Carlo Bo di Urbino, dove si è creato un bel rapporto di stima e confronto. Nel frattempo Stefano si sta avvicinando al traguardo della seconda laurea in scienza della formazione primaria. A questo punto prego Stefano di salire sul palco per la consegna diretta simbolica nelle sue mani dell'annuario al cui interno è contenuto e pubblicato il suo premiato lavoro. Ma ora è il momento di andare a scoprire i nominativi di coloro che sono i vincitori del premio Pier Carniti 2019.
Nello sviluppare in maniera originale e autonoma le riflessioni proposte nella traccia Il lavoro come fatto relazionale e sociale, risulta essere vincitore il saggio di Jasin Ramli, 26enne di Asti, di formazione giuridica e che lavora nell'ufficio legale del Politecnico di Torino e collabora con l'Università degli Studi di Torino come tutor al corso di perfezionamento universitario in materia di protezione dei dati personali. Il saggio di Jasin Ramli ricostruisce la vicenda storica e l'evoluzione anche contrattuale e partecipativa del welfare aziendale, partendo dalle sue origini, in particolare analizzandone le origini e le trasformazioni. Si parte dalle esperienze dei villaggi operai e del paternalismo industriale, fino ad arrivare ad approfondire i fatti più recenti della tassazione dei premi di risultato introdotta con la legge di stabilità del 2016. La ricerca di Jasin Ramli si segnala per la ricostruzione storica accurata, la completezza delle fonti bibliografiche, la precisione dell'analisi normativa, oltre che per l'attualità del tema trattato. A questo punto prego quindi Jasin di salire sul palco per ritirare il premio. Invitiamo Anna Maria Furlan a venire sul palco per la consegna del premio. Un premio impegnativo. Ecco il premio. Sì. Ecco, volevo scambiare due battute con Jasin, e so che collabora a diversi progetti internazionali e che ha una grande passione per la letteratura, il teatro, il cinema, ed ora a Matera, capitale della cultura, presenterai un cortometraggio. Di che cosa si tratta? Permettetemi solo un piccolo ringraziamento alla CISL, alla famiglia Carniti, agli amici di Pier Carniti, promotori di iniziative che ci permettono di fare ricerca. E poi un ringraziamento a tutti voi che per dovere istituzionale o affetto nei confronti di Pier Carniti siete qui. Alla sua domanda, questo progetto si occupa di identità. Identità intesa come legame con la propria terra, con le proprie origini, la propria storia e la propria lingua all'epoca della globalizzazione. Siamo 20 ragazzi dell'Università degli Studi di Torino che da 3 anni portano avanti questi progetti per far riflettere, cercando di portare nelle piazze, nei convegni, nei seminari temi di attualità che possano permettere di fare una piccola riflessione su tutti quei diritti che sono fragili. Ok, io mi ero appuntato di farti una domanda riguardo la valorizzazione delle differenze culturali e sociali, che poi è un po' il tema che stavi affrontando ora. Vuoi aggiungere qualcos'altro? Sì, oltre a questo progetto ce ne sono altri 3 di cui ci stiamo occupando. Uno si chiama For Work e parla, è un'indagine campionaria sulla vita dei richiedenti asilo, sul loro grado di integrazione, di vita, grado di integrazione economico e sociale. L'altro progetto si chiama Cittadinanze EU, è un progetto che mira a creare un ponte tra l'università e la cittadinanza, e anche questo parla di diritti fragili e ci vede coinvolti nelle comunità, nelle case di cura,
a cercare di fare delle piccole riflessioni che si basano sempre sui diritti, sul tema sociale e sulla vulnerabilità e la fragilità delle persone. Ok, benissimo, io ti ringrazio e poi semmai torniamo sul palco per una foto di gruppo. Passiamo a questo punto al secondo vincitore del premio. Si tratta di Jonathan Cavallini, il cui saggio ha sviluppato in modo coerente la traccia l'occupazione per tutti e l'innovazione tecnologica, conflitto o compatibilità. Jonathan, classe 1991, ha conseguito nel febbraio del 2019 un dottorato di ricerca in diritto del lavoro presso l'Università degli Studi di Milano, con tesi dal titolo Lavoro e tutela nell'economia delle piattaforme digitali, tra rimedi individuali e orizzonti in una regolazione collettiva. Il saggio vincitore di Jonathan Cavallini costituisce un'indagine che esplora da un punto di vista giuridico il tema del lavoro nella cosiddetta gig economy e più precisamente delle nuove forme di tutela del lavoro digitale. Cavallini, tra l'altro, nel saggio ricostruisce su fonti originali i primi interventi giurisdizionali in Inghilterra con Uber, negli Stati Uniti Platform Workers e in altri paesi extraeuropei, per poi approfondire i casi europei di Uber, Food Delivery, Foodora, Pony Express. Oltre alle analisi giuridiche, si discutono le posizioni sindacali e sono indicate alcune possibili evoluzioni della tutela del lavoro digitale. Il saggio di Cavallini è solido, ben strutturato, corredato da una ricchissima bibliografia internazionale, adeguatamente discussa e approfondisce uno dei temi più caldi del momento. A questo punto prego quindi Jonathan di salire sul palco per la consegna del premio Pier Carniti 2019. Ecco Jonathan, volevo rivolgere una domanda anche a te che svolgi la professione di avvocato nel Foro di Milano occupandoti della tutela dei lavoratori e delle organizzazioni sindacali, ma non hai mai abbandonato i temi della ricerca. Ecco, ci vuoi dire in particolare quelli che ti coinvolgono di più? Intanto grazie alla CISO, alla Fondazione Astrolabio del Sociale, a tutta la famiglia Carniti, agli amici che hanno contribuito a rendere possibile questo riconoscimento di cui sono ovviamente molto onorato. Il tema che mi appassiona di più ultimamente è quello di questo congresso, di questa conferenza organizzativa, nelle periferie con i giovani. Io abito in periferia Milano, Milano Sud Corvetto, ultimamente sulla pista ciclabile che porta poi verso il centro ci sono decine, centinaia di ragazzi con la bicicletta che portano da mangiare, magari un buon sushi milanese che ormai è diventato il piatto tipico. E quando mi sono interfacciato con loro da ricercatore e poi dopo da avvocato per capire quali fossero un po' le loro condizioni di lavoro, ho trovato la punta di un iceberg pericolosissimo, perché un rapporto di lavoro a cui non si applica almeno formalmente la disciplina del lavoro subordinato, privi della copertura di una contrattazione collettiva che forse è uno dei compiti più importanti che oggi il sindacato è chiamato a svolgere, è quello di garantire l'estensione il più ampio possibile di quelle che sono le tutele del lavoro, sia dal punto di vista retributivo sia dal punto di vista normativo. Quindi il tema di ricerca che continuo a seguire è nelle periferie con i giovani come tutelare chi oggi di tutele davvero ne ha troppo poche, anche perché ad andare dal giudice ci si mette 3 anni, costa, ci si trova da soli e invece sarebbe bello poterlo fare tutti insieme. E vi ringrazio nuovamente, buon lavoro. Benissimo Jonathan, adesso concludiamo e poi facciamo una foto di gruppo. Quello lo puoi prendere ovviamente.
Benissimo, mi sembra quindi che ci possono essere tutti i presupposti perché i nostri vincitori 2019 abbiano le caratteristiche per instaurare con la nostra associazione e con la CISL stessa un rapporto duraturo di fattiva collaborazione, come peraltro già posto in essere con i vincitori della precedente edizione. Sottolineiamo inoltre come in questo anno ci sia stato un significativo aumento dei giovani che hanno partecipato al premio. Ci sono numerosi contributi che, pur non figurando tra i vincitori, meritano attenzione e menzione. Provvederemo quindi a segnalare questi giovani e le loro ricerche alla CISL nazionale, in particolare al Centro Studi di Firenze e alla Fondazione Tarantelli. Ma non solo, anche alle confederazioni dei territori di provenienza di questi ragazzi e ragazze. Per questo attento lavoro di analisi voglio ringraziare il Comitato Scientifico ed in particolare il professor Bruno Manghi, che è qui presente. Il fine, come ci ha chiesto Pier Carniti, è riavvicinare un numero significativo di giovani menti che contribuiscano al rinnovamento, al rafforzamento, alla contaminazione positiva di futuro e pensiero dell'organizzazione sindacale. Nel ringraziare il Comitato Scientifico e Organizzativo per il lavoro svolto con passione per il premio e l'Associazione e la CISL, che ancora una volta ci dà l'opportunità di rivolgerci a un'importante e qualificata platea di sindacalisti, vorrei lasciarvi nel darvi appuntamento per la prossima edizione, il cui bando con le relative tracce appariranno a breve sul nostro sito, con un ricordo che ci riconduce a non molto tempo fa, allorquando venne celebrato l'80° compleanno di Pier Carniti, con un incontro al quale hanno partecipato molti personaggi autorevoli e che risulta essere una delle sue ultime apparizioni pubbliche. In quell'occasione fu, pur indebolito dagli anni e dalla malattia, non esitò nel ricordarci di evitare le esclusioni che invece caratterizzano il mondo del lavoro di oggi. E ce lo ha ricordato con la ragione che sa arrivare dritta al cuore, con la forza del ragionamento, con la fiamma che lo ha sempre animato e che c'è da credere sempre ci animerà. Sì, facciamo una foto con i ragazzi. Chiamiamo i premiati, ecco, per la foto di rito. Se venite sul palco facciamo una foto collettiva.